Io, Mario Draghi è sicuramente una persona di grandissimo valore, io peraltro ho potuto anche conoscerlo e apprezzarlo durante la mia permanenza come parlamentare europeo a Bruxelles. Detto questo, noi abbiamo bisogno di avere interlocuzioni certe per quanto riguarda questa somministrazione di vaccini che è fondamentale, per la quale io non escludo anche la possibilità di un approvvigionamento diretto da parte della Regione. E quindi un'autorizzazione che se arrivasse ci vedrebbe già direttamente pronti e operativi. Il Piemonte ha delle risorse enormi nel campo della ricerca, nel campo della scienza. Noi abbiamo dei rapporti internazionali con le industrie farmaceutiche, biomediche di tutto il mondo che ci permetterebbero davvero rapporti diretti e anche la ricerca di un approvvigionamento che la Regione può fare direttamente. Tutto ciò non è oggi possibile dalle normative attuali, ma noi teniamo aperti questi canali, perché il vaccino è l'unica grande via per uscire da questa crisi sanitaria. Crisi sanitaria che per questa settimana, dandovi un'anticipazione di quelli che saranno i dati che verranno formalizzati e ufficializzati domani, è una crisi sanitaria che vede i numeri del Piemonte che tengono rispetto alla scorsa settimana. I numeri che vi sto dicendo dovranno essere confermati domani dal CTS, ma sono pressoché certi e riguardano un RT che è sceso ulteriormente, sia il puntuale che il medio, rispetto all'altro, rispetto alla scorsa settimana, quindi siamo ampiamente sotto l'1. Scende l'occupazione delle terapie intensive, ampiamente sotto il 30, scende l'occupazione delle terapie ordinarie, ampiamente sotto il 40%. Quindi i dati principali sono tutti molto buoni, attendiamo naturalmente il verdetto del CTS che si riunisce come sempre venerdì pomeriggio, ma sono dati che ci possono far intravedere una permanenza all'interno della zona gialla che però va vissuta con grande, grandissima responsabilità. Se noi vogliamo mantenere questo livello di convivenza col virus che però ci permette le scuole, alcune libertà personali, permette ai ristoranti, seppur in modo ridotto, di lavorare, ai bar di lavorare, dobbiamo tenere un comportamento tutti quanti molto prudente, molto attento, perché l'epidemia non è finita, l'epidemia finirà soltanto il giorno che l'ultimo cittadino piemontese, che magari sarò io perché essendo non nelle categorie protette ed essendo già Covid, o meglio avendo già fatto la malattia, verrò messo giustamente in coda, però quando l'ultimo cittadino piemontese sarà vaccinato, allora solo allora potremmo dire che l'emergenza Covid è finita.